Allora. Applichiamo quindi questo metodo della trasformata di Laplace ai circuiti dinamici, lineari, tempo invarianti di evoluzione forzata. Allora, qual è il modello matematico di nostro interesse? Il modello matematico lo conosciamo bene, è fatto dalle leggi di Kirchhoff e le caratteristiche. Allora, le leggi di Kirchhoff si scrivono, leggi di Kirchhoff alle correnti, A per I uguale a 0, leggi di Kirchhoff alle tensioni, B per B uguale a 0, ormai penso che siamo familiari con queste notazioni, non sto a ricordare cosa sono A e B, e poi le caratteristiche. Abbiamo a che fare con bipoli lineari dinamici, quindi la caratteristica si scriverà una certa matrice che moltiplica la derivata della corrente, qui ci saranno le induttanze, più una certa matrice che moltiplica le correnti, più N1, un'altra matrice per le derivate delle tensioni, qui ci saranno le capacità, per esempio, di condensatura, più una matrice per le tensioni uguale a un termine noto dove ci stanno i generatori indipendenti di tensione. No, quello che sappiamo. E più mi devo ricordare che le condizioni iniziali sono nulle. Condizioni iniziali nulle. Perché siamo in evoluzione forzata. Quindi condizioni iniziali. Allora, applichiamo queste proprietà delle trasformate di Laplace a questo sistema di equazioni e vediamo che cosa viene fuori. Allora, quando applico la trasformata di Laplace alle leggi di Kirchhoff, dalle correnti per esempio, che cosa succede? Beh, io qui devo fare combinazioni lineari di correnti, I con 1 più con 2 meno I con 3 uguale 0, tanto per dire. Beh, questa proprietà mi permette di dire che a combinazioni lineari di correnti corrispondono le stesse combinazioni lineari delle trasformate. E quindi io scriverò A per I di S uguale 0, dove A è esattamente la stessa matrice di prima, perché faccio le stesse combinazioni lineari. E I con S è il vettore di tutte le trasformate di Laplace e delle correnti. D'accordo? Analogo discorso vale per le leggi di Kirchhoff alle tensioni, che diventano queste. B per B di S uguale a 0. Cosa accade delle caratteristiche? Bene. Allora, quando io ho dei termini tipo M0 per I, queste sono ancora combinazioni lineari delle correnti, e quindi si trasformano allo stesso identico modo. Quando invece ho M1 dei invettivi, questo si trasforma secondo questa regola di derivazione, in cui il termine a zero non c'è perché siamo in evoluzione forzata. Quindi tutte le correnti agli induttori e tutte le tensioni sui condensatori sono zero all'istante iniziale. Benissimo. Quindi, trasformando questo, che cosa ho? M1 S per I di S più M0 per I di S più N1 S V di S più N0 V di S uguale B di S. Chiaramente trasformo secondo la classe anche i generatori, tensioni e correnti dei generatori. Beh, questi non è inutile li scrivo, sono chiari che cosa sono. Queste equazioni, che sono le caratteristiche, si possono riscrivere in questi termini. Così ho messo in evidenza semplicemente. Poiché io ho algebrizzato la derivata come moltiplicazione per S, posso mettere in evidenza adesso, che è una relazione algebrica anch'essa, e ottenere quindi un'unica matrice M funzione di S e un'unica matrice N funzione di S che moltiplicano il vettore di corrente e di tensione. In altri termini, così come feci all'epoca per il
per il metodo simbolico, io riesco a trasformare questo sistema di equazioni in un sistema di equazioni algebrico che corrisponde ad un circuito che ha la stessa topologia di quello di partenza e in cui però le caratteristiche sono algebrizzate. Adesso lo vediamo caso per caso. A ciascun bipolo passivo, diciamo resistore, induttore, condensatore, faremo corrispondere una impedenza operatoriale in termini di questo parametro S. Vediamo. Quindi adesso mi concentro su queste caratteristiche. Quindi vedo per i tre bipoli, quelli canonici, induttore, resistore e condensatore, cosa accade nelle caratteristiche usando la trasformata della Laplace. D'accordo? Mi seguite? Lo faccio qui, cancello qui. Ecco, sto per definire appunto queste impedenze operatoriali. D'accordo? Quindi lo cancello, ma questo è quello che adesso vado a definire. Allora, resistore, I con R, beh, I con R uguale R per I con R, banale, no? Se io trasformo secondo Laplace questa relazione, che cosa ottengo? V con R di S uguale R per I con R di S, perché ricordate che a combinazioni lineari corrispondono combinazioni lineari, quindi questa rimane tale qua. Se io faccio l'induttore, I con L, questa è l'induttanza dell'induttore, io ho V con L uguale L dei L in dt, trasformando secondo Laplace, V con L di S uguale SL per I con L di S. Ho sfruttato la proprietà di derivazione e il fatto che la condizione iniziale è nulla, perché siamo in evoluzione forzata. Condensatore, I con C uguale C dVC dt, e quindi I con C se S di S uguale C per S per VC di S, sempre ricordando che il valore iniziale di tensione è pari a zero in evoluzione forzata. Quindi in entrambi i casi, in tutti i casi, io posso definire un'impedenza operatoriale Z di S definita come il rapporto fra le trasformate di Laplace della tensione ai capi del bipolo fratto la trasformata di Laplace della corrente che interessa il bipolo. Vale questa definizione solo e esclusivamente in evoluzione forzata. L'ho detto e ripetuto, lo ribadisco. Questa è la definizione. Rapporto in evoluzione forzata fra la trasformata di Laplace della tensione e la trasformata di Laplace della corrente del bipolo stesso. E quindi nei tre casi è facile vedere quanto valgono queste impedenze operatoriali. ZR di S è pari proprio alla resistenza R, ZL di S è pari a S per L, ZC di S è uguale a 1 su SC. Beh, è banale, no? Quindi, ritornando a quello che dicevo prima, per studiare un circuito lineare dinamico tempo invariante in evoluzione forzata con la trasformata di Laplace, mi basta considerare un circuito operatoriale, chiamiamolo così, in cui preservo la topologia del circuito di partenza, quindi avrò gli stessi bipoli collegati allo stesso modo, perché A e B sono gli stessi, e ad ogni bipolo sostituisco, ogni grandezza circuitale è sostituita dalla propria trasformata di Laplace, ovviamente, e ogni bipolo è sostituito dalla rispettiva impedenza operatoriale.
questo diventa un circuito statico al quale posso applicare le regole che conosco. Posso usare Laplace, posso usare Thevenin, posso usare le correnti di maglia, posso usare la sovrapposizione, posso usare i partitori. Tutto quello che abbiamo studiato per i circuiti statici può essere applicato qui, sempre salvo la non amplificazione, che richiede invece i poli statici strettamente passivi, quindi non si applica neanche. Però il resto, diciamo, vale tutto. Quindi capite che è uno strumento, diciamo, molto potente per risolvere questi circuiti in evoluzione forzata. Vi faccio un flash che noi nei fatti non perseguiremo poi nei nostri esercizi, ma che teoricamente è importante, per capire come in realtà questo metodo può essere applicato anche in caso di evoluzione non forzata, cioè evoluzione con condizioni iniziali non nulle, insomma. Si può generalizzare con questo ragionamento. Ripeto, ve lo faccio vedere, diciamo, per vostra cognizione, anche se poi negli esercizi non ci capiterà di usarlo. Allora, consideriamo per esempio l'induttore, un condensatore, diciamo, il ragionamento è duale. Allora, consideriamo un induttore L, diciamo, I con L, V con L, tensione e corrente, e supponiamo che il valore iniziale sia diverso da zero di corrente. Quindi è un caso di evoluzione a partire da condizioni iniziali non nulle, quindi sto generalizzando quanto visto prima. Allora, che cosa succede? Applicando questa proprietà di derivazione, V con L di S è pari a S L I con L meno L I0, IL0, chiamiamolo così. Ho applicato quella proprietà di derivazione, no? Questo sarebbe V con L uguale L dei T, e quindi sta scritto già poi, facendo la trasformata, cioè il pezzo di prima, questo qua è funzione di S, lo scrivo esplicitamente, e poi c'è questo termine costante qua, F di 0 per L, perché c'è L davanti alla derivata, d'accordo? Come posso interpretare circuitalmente quello che ho scritto qui alla parte? Beh, lo posso interpretare in questo modo. Così, che cosa ho fatto? V con L, I con L di S, poi ci ho messo l'impedenza operatoriale che ho definito prima, diciamo così, con condizioni iniziali nulla, per capirci, e poi ci ho messo in serie un generatore di tensione, di modo tale che questa somma faccia quello che deve fare. No, è banale, no, questa cosa? È un'interpretazione circuitale, basta applicare la legge di Kirchhoff alle tensioni. Bene, ma questo generatore, nel dominio di S in cui mi sono messo, è una costante. Ok? Il che vuol dire che nel dominio del tempo, antitrasformato, è un impulso. Che la trasformata in una costante è un impulso moltiplicato per quella costante. L'antitrasformata di una costante è pari a un impulso per quella costante. Quindi se io qua ci metto costante, come deve essere da questa relazione qui, questo nel dominio del tempo è un impulso. Quindi io che sto facendo? Sto mettendo in serie all'induttore un generatore impulsivo di tensione che mi carica istantaneamente al valore di corrente iniziale l'induttore stesso. Gli dà una botta terribile e lo carica istantaneamente. Noi sappiamo che i generatori impulsivi non esistono, abbiamo detto, diciamo, già tempo fa. Questo è in realtà un artificio matematico che ci permette di tener conto delle condizioni iniziali dell'induttore in termini di generatori impulsivi che caricano istantaneamente l'induttore.
quindi è un artificio matematico. Dualmente, se facessi il ragionamento sul condensatore, troverei che devo mettere in parallelo al condensatore un generatore impulsivo di corrente, tutto uguale. Potete farlo, diciamo, viene semplice. Quindi, se io ho un circuito in evoluzione forzata, vale quello che abbiamo detto prima, impedenza operatoriale. Se ho un circuito con condizioni iniziali non nulle, posso ancora applicare questo metodo a patto di aggiungere degli ulteriori generatori di tensione e di corrente, diciamo così, fittizi, che tengano conto delle condizioni iniziali da attribuire ai bipoli induttori e condensatori. Quindi volendo si può fare anche questo. Va bene. Ok. Va bene, però come vi dicevo, questo noi non lo considereremo nei fatti. Allora, quindi ritorniamo a considerare l'evoluzione forzata e cerchiamo di andare avanti quindi su questa linea. Quindi cancello qui per dire che questa è una parentesi che non ci interessa più. Ecco, magari posso cancellare anche quest'altra lamina. Allora, queste proprietà ce le ricordiamo. Beh, fra poco mi servirà questa, ragazzi, quindi questa qui la useremo fra poco, la cancello per guadagnare la magna, però ci servirà. Allora, cancelliamo qui. Punto, siamo in evoluzione forzata, abbiamo detto vale tutto quello che abbiamo detto prima. Quindi io posso riformulare questo sistema di equazioni in termini matriciali. Così posso cioè costruire una matrice di tableau, poiché questo è diventato un circuito statico. Posso costruire una matrice di tableau in cui questo dipende da S e questo dipende da S, la chiamo T di S, che moltiplicata per un vettore che chiamo X di S, fatto da tutte le correnti e tutte le tensioni, deve essere uguale al termine noto C di S, fatto da questi termini noti. Quindi io prendo il circuito, lo algebrizzo con le impedenze operatoriali sostanzialmente e scrivo le equazioni di questo circuito che saranno del tipo matrice di tableau per vettore l'incognito uguale termine noto, dove nel termine noto ci sono i generatori, non so. D'accordo? E quindi potrò risolvere il circuito invertendo la matrice di tableau, così come abbiamo fatto per i circuiti resistivi. Qual è la differenza sostanziale che rende questo approccio già molto più complicato poi alla fine da implementare, come vedremo fra qualche minuto negli esercizi? Beh, la complicazione qui sta nel fatto che S è una variabile, non ne conosco il valore. Queste operazioni devono essere fatte cioè in maniera simbolica, mantenendo S come variabile. Mentre nel caso dei resistori la matrice T era fatta di numeri reali, nel caso del circuito a regime sinusoidale, quindi metodo simbolico, la matrice T era fatta da ancora numeri benché complessi, no? C'erano di mezzo le impedenze e così via, numeri però. Quindi si invertiva una matrice complessa e si risolve il problema, no? Quello che abbiamo fatto già da tempo. Qui invece no. O meglio, concettualmente è la stessa cosa, ma praticamente non è la stessa cosa, perché io non so quanto è il valore di S. S è una variabile che deve essere lasciata come tale. Nel caso dei generatori sinusoidali, J omega era un numero, J per 314 radianti al secondo, per esempio. Qui no, qui è una variabile, quindi tutto va fatto simbolicamente, cioè anche questa inversione devo farla simbolicamente. Cioè non posso premere INV sulla calcolatrice, per capirci. Bene, allora come ragioniamo? Allora supponiamo
di considerare un solo generatore in ingresso agente. Abbiamo detto questo non è limitativo perché va lendo la sovrapposizione degli effetti sulla evoluzione forzata, li posso far agire uno alla volta e vado avanti così. Quindi di questi BDS, questi generatori, li spengo tutti tranne uno, va bene? E lo chiamo UDS, quindi UDS. Allora, quindi il termine C di S sarà pari a tutti i zeri tranne UDS a un certo posto e poi tutti i zeri ancora. Quindi il termine noto è fatto da tutti i zeri tranne UDS in un certo punto, perché sto facendo agire solo il generatore di tensione, di corrente, non lo so, con tensione o corrente UDS. D'accordo? Bene. Allora, come faccio a risolvere questo? Allora, usiamo la regola di Cramer, devo farlo simbolicamente, uso diciamo un metodo che numericamente non ha nessun senso, però simbolicamente dà il suo contributo. Ovvero, per trovare la soluzione di questo sistema, vi ricordate, dobbiamo fare il determinante di T con J di S diviso il determinante di T di S, dove T con J di S è la matrice ottenuta da T sostituendo la jesima colonna col termine noto. Questa è la regola di Cramer, no? Quindi ho la matrice di partenza, prendo il vettore dei termini noti. Se io voglio, immaginate, scusandomi, siamo precisi, ok? Siamo precisi, lo riscrivo in termini un po' più precisi perché è stato un po' frettoloso. Facciamo. Allora, immaginiamo di volere la jesima componente di del vettore delle incognite. Quindi il vettore dell'incognita avrà due L componenti, voglio la jesima, la numero 57, e chiamo questo Y di S. Allora, questo è quello che vi dicevo prima. Esatto. Ovvero il rapporto di questi due determinanti a denominatore, il determinante della matrice di partenza. A numeratore ho il determinante della matrice che ottengo prendendo la matrice di partenza e sostituendo alla jesima colonna il termine noto. In questo modo avrò la jesima componente della soluzione. Questo mi dice la regola di Cramer. Ora, quando io vado a fare questa operazione per costruire T con J, devo mettere alla jesima colonna questo, cioè tutti i zeri tranne UDS. Dico I questa posizione. Allora, quando vado a fare il determinante di questo, T con J, io che cosa ho? Ho 0, immaginate quindi la matrice T, J, in cui qua c'è tutta la matrice T e alla jesima colonna ci sta 0, 0, UDS, 0 e così via. Poi il resto della matrice T è lo stesso. Il resto della matrice T è lo stesso. Allora, per fare questo determinante di questo TJ, io che devo fare? 0 per il determinante ottenuto levando riga e colonna, più 0 per il determinante ottenuto levando riga e colonna, 0, 0, 0, più o meno, adesso il segno non mi importa, diciamo, ci sarà un segno da considerare, ma non è questo il punto. Immaginiamo che sia più questo segno, per non complicarci la vita, più U con S per il determinante della matrice ottenuta levando riga e colonna. E poi ancora 0. Quindi alla fine, qui sopravvive U con S per il determinante di T, questa volta lo chiamo IJ di S, diviso il determinante di T di S, dove TIJ è la matrice ottenuta eliminando riga I e colonna J dalla matrice T di partenza. Ok? Mi avete seguito tutti quanti? Ora, questo determinante e questo determinante sono dei polinomi della variabile S. Ovviamente, no? T di S e T G di S sono delle matrici che contengono
S al loro interno, quando vado a fare il determinante vengono fuori dei polinomi in S. Quindi chiamo N con S il polinomio al numeratore, D con S il polinomio al denominatore, e poi ho un S. Chiamo questa quantità, questo rapporto di polinomi, H di S. Quindi H di S è questo rapporto di polinomi qua. Allora, capiamo che cos'è questo H di S. H di S, dove lo scrivo qui, H di S coincide con Y di S, cioè la generica grandezza circuitale che sto considerando, quando U di S è uguale a 1. Banalmente, no? Y con S coincide con H di S quando U di S è pari a 1. Questa si chiama funzione di trasferimento. In pratica mi dice come un ingresso unitario si ripercuote in termini sull'uscita che sto considerando, cioè la grandezza di varia circuitale del mio interesse. Questo mi dice. Ora, la cosa importante da notare è che questa funzione di trasferimento, cioè questa quantità qui, se volete la possiamo definire come il rapporto fra le funzioni trasformate dell'uscita e fratto l'ingresso, no? Equivalentemente possiamo definirlo così. Beh, questa funzione di trasferimento, definita in questo modo, quindi pari a questo rapporto di polinomi in S, coincide con l'uscita quando U con S è pari a 1. Ma U con S pari a 1 nel dominio S significa che nel dominio del tempo l'ingresso che cos'è? Un impulso. Quindi la antitrasformata della funzione H di S è proprio la funzione risposta impulsiva vista precedentemente. La risposta all'impulso, risposta impulsiva, è la risposta quando mettiamo un ingresso impulsivo. Beh, H di S è la stessa cosa per lo lato della variabile di Laplace. Quindi l'antitrasformata di H di S mi fornisce la risposta impulsiva. Quindi questo è il modo con cui noi calcoleremo poi le risposte impulsive, trovando la funzione di trasferimento e facendo l'antitrasformata. Bene, allora, accendiamo qui. Ragioniamo un attimo su H di S. Allora, H di S abbiamo detto è N di S su D di S. Allora, N di S e D di S sono dei polinomi in S. Nei casi di nostro interesse, il grado del numeratore sarà sempre minore del grado del denominatore. Diciamo, lo capiamo intuitivamente, abbiamo eliminato riga e colonna per ottenere il numeratore, quindi abbiamo eliminato teoricamente qualche S. E quindi il grado del numeratore è di norma minore del grado del denominatore. Non è detto che sia così. Nei nostri casi faremo in modo che sia così. Però, per esempio, in controlli studierete situazioni in cui questo non è vero. Bene. Allora, D con S sarà quindi un polinomio in S. Se io dico P con 1, P con 2, P con K genericamente,
gli zeri di questo polinomio, io potrò scrivere questo denominatore, questo termine. D'accordo? Posso sempre quindi fattorizzare, a patto di definire bene le costanti moltiplicative eventualmente, posso sempre fattorizzare il polinomio al denominatore usando appunto gli zeri del polinomio in questo modo qua. Allora, gli zeri del denominatore si chiamano anche poli della funzione di trasferimento. Quindi questi si chiamano poli di h di s. Cioè sono i punti in cui la funzione h di s, diciamo, la funzione di trasferimento h di s diverge. Se io mettessi s uguale pi con 1, chiaramente avrei una cosa divergente. Si chiamano quindi poli della funzione di trasferimento. Allora. Supponiamo distinti, non consideriamo casi particolari, che farebbe invece incontrolli, quindi coincidono, quindi per noi siamo distinti. Allora, noi possiamo sempre scrivere, e lo vedremo poi negli esercizi, questa funzione qui, cioè questo rapporto di polinomi, in questi termini. Vedremo, è molto semplice, si tratta di fare minimo con i multipli e poco altro, insomma, faremo qualche esercizio per convincerci di questo. Quindi, vi ripeto, è possibile rifrasare questo rapporto di polinomi come somma di questi termini qua. Questi si chiamano anche fratti semplici, è una frazione semplice perché è la più semplice che posso immaginare. Quindi questo che stiamo usando si chiama anche decomposizione in fratti semplici. Bene, se io faccio la antitrasformata di questo, quindi ho la funzione di risposta impulsiva, che cosa ho? Beh, sommatoria su k, ck, alla proprietà di linearità, no? Quindi faccio le combinazioni lineari con questi fattori ck, per la trasformata, l'antitrasformata di questo. L'antitrasformata di questo è 1 è elevato a pk per t. Vedete, è la prima che sta scritta lì su. Quindi scopro che la funzione di risposta impulsiva si può scrivere come somma di modi di evoluzione, esattamente così come abbiamo visto precedentemente. Quindi ne consegue che le quantità pk, cioè i poli della funzione di trasferimento, coincidono con le frequenze naturali del circuito che abbiamo calcolato come autovalore nella matrice dinamica. Perché l'evoluzione, vedete, viene espressa esattamente in termini degli stessi modi di evoluzione. Quindi i poli della funzione di trasferimento coincidono con le frequenze naturali del circuito. O meglio, in realtà, a voler essere proprio pignoli, come poi approfondirete dal corso di controlli, i poli della funzione di trasferimento sono un sottoinsieme delle frequenze naturali, non sono necessariamente tutte. Perché questo? Perché le frequenze naturali sono gli zeri del denominatore, ma io posso pensare che ci sia una semplificazione tra numeratore e denominatore di alcuni di questi termini. Posso immaginarlo, no? Se coincide lo zero del numeratore con lo zero del denominatore, c'è un termine che si cancella. C'è una cosiddetta cancellazione, appunto. Il che vuol dire che nella funzione che sto considerando, la funzione di risposta impulsiva che sto considerando, una delle frequenze naturali del circuito non si manifesta.
questo sto dicendo. C'è, che sta qui al denominatore, ma non si vede perché viene cancellata da un uguale termine sul numeratore. Questo può accadere, vedrete nei corsi controlli, o perché l'ingresso che sto usando non è in grado di eccitare quella, quella frequenza naturale, quindi eccitare quel modo di evoluzione lì, o perché l'uscita che sto considerando non è in grado di vedere, di osservare quel modo di evoluzione. Vabbè, questi poi sono concetti che vedrete, diciamo, in controlli, però quello che già qui capiamo è che nella funzione di trasferimento, e quindi nella risposta impulsiva, si manifesta un sottoinsieme delle frequenze naturali. Se siamo fortunati, tra virgolette, tutte quante, può capitare che sia qualcuna che si cancelli, che ci sia qualcuna che si cancelli. Bene. Se l'ingresso, allora, se l'ingresso è unitario, cioè nel dominio del tempo l'impulso, vale quello che abbiamo detto qua. E faremo subito gli esercizi per spiegarci un po'. Se invece l'ingresso è qualsiasi, quindi non è un impulso, ma è una U di S generica, io che cosa ho? Ho Y di S uguale H di S per U di S. Usando la proprietà del teorema di Borel che abbiamo visto prima, ritroviamo esattamente la proprietà dell'integrale di convoluzione. La proprietà che ho cancellato, vi ho detto, guardate, fra poco useremo questa. Che cosa diceva? Diceva che a prodotti di funzioni di trasformate di Laplace corrisponde un'integrale di convoluzione delle funzioni del tempo. Quindi qui vedete, ritroviamo che l'uscita y di t è uguale all'integrale di convoluzione fra la funzione che descrive l'ingresso, la tensione alla corrente del generatore, e la funzione di risposta impulsiva, che è l'antitrasformata di h di s. Quindi tutto torna. Cioè, ritroviamo esattamente quella proprietà che avevamo visto prima, quell'integrale di convoluzione, anche qui nel contesto della trasformata di Laplace. Quindi possiamo usare questo metodo anche per calcolare questa cosa qui, sostanzialmente. Questo poi ci interessa all'atto pratico. D'accordo? Va bene. Allora, direi che a questo punto ci siamo meritati qualche esercizio per applicare tutto questo bel po' di cose che abbiamo detto. Avete domande, questioni? Allora, ma cancello qui. Allora, e studiamo con le tecniche che abbiamo messo a punto oggi un circuito che ben conosciamo, il circuito che ci permette di fare la carica del condensatore. Quindi studiamo la carica del condensatore tramite questi concetti visti oggi. Allora, il circuito che studiamo è questo, che è anche, come sappiamo, abbastanza generale, perché possiamo immaginare il fatto che i teoremi Thevenin nei corsetti del condensatore ci siamo ricondotti a questo. Allora, vogliamo studiare la carica di questo condensatore. Vi ricordate in che cosa consisteva?
consideriamo il condensatore inizialmente scarico, IC 0 uguale 0, accendevamo il generatore e vedevamo come esso si caricava, cioè come la sua energia, la sua tensione, quindi la sua energia cresceva nel tempo. Ti ricordate, trovavamo quella esponenziale crescente, 1 meno E elevato a meno T sul tau, no? Quella funzione fatta così. Troviamo questa stessa cosa. Allora, siamo esattamente nelle situazioni giuste, nel senso che questa è un'evoluzione forzata. C'è un generatore, siamo per T maggiore uguale di 0, e le condizioni iniziali sono nulle. Quindi è esattamente quel che serve per applicare queste cose. Il generatore, vedete, è un generatore a gradino, cioè vale 0 per T minore di 0 quando non ci interessa nulla, e poi a T maggiore di 0 si accende. Quindi E di T è pari a E grande, l'ampiezza del gradino, per U di piccolo, che è la funzione gradino. D'accordo? Allora, risolviamo questo circuito. Magari lo facciamo. Essendo noi nelle situazioni in cui possiamo applicare tutto quanto abbiamo visto prima, trasformiamo questo circuito nell'equivalente, diciamo così, operatoriale, quello che abbiamo detto prima. Quindi, a ciascuna grandezza faccio corrispondere la propria trasformata della TAS, al resistore faccio corrispondere la impedenza operatoriale che coincide con la resistenza R, al condensatore faccio corrispondere la impedenza operatoriale 1 su SC, come abbiamo visto prima, no? Sto cancellando probabilmente, sì. Vabbè. E poi questo sarà V con C di S, no, senza segno sopra, e questo sarà I con C di S. D'accordo? Ho fatto l'operazione di trasformazione con la TAS, come vi ho detto in teoria, l'ho fatto qui in pratica. Mi seguite? Oh, a questo punto, questo è un circuito statico, a patto di considerare l'impedenza operatoriale. Quindi io posso applicare tutte le regole che conosco, ad esempio, cosa che viene particolarmente semplice, il partitore. Posso scrivere che VC di S è uguale a E di S, la tensione complessiva, diviso per questa frazione. Al numeratore metto l'impedenza operatoriale del condensatore, 1 su SC, al denominatore la somma. Queste sono due impedenze operatoriali in serie, no? Come è facile dire. E quindi è possibile applicare il partitore. Ovvero 1 diviso SRC più 1 per S ok? Vabbè, banale questo, moltiplicato per SC, numeratore e denominatore. Dopodiché mi ricordo che la quantità tau è pari a la costante di tempo è pari a R per C, quindi qua ho S tau più 1, metto 1 su tau in evidenza e ottengo 1 su tau S più 1 su tau per E di S. Tau è la costante di tempo, R per C. È la definizione. Ok? Beh, a questo punto ci siamo quasi. Questo lo lascio. Lo cancello qui. Lascio perché mi serve. Allora, a questo punto posso calcolare la funzione di trasferimento fra l'unico ingresso, che è quest'unico generatore, e l'unica uscita che mi interessa, che è VC di T, che voglio calcolare per T maggiore uguale a 0. Quindi la funzione H di S, sta scritto qua, vedete? H di S è definito come il rapporto tra, poiché siamo in evoluzione libera, questo tutto torna, fra la trasformata di Laplace e l'uscita, cioè VC di S, fratto la trasformata della classe e l'ingresso,
che si chiama EDS, non in questo caso. EDS. Allora questo lo cancello perché non mi serve più, mi serviva solo per fare questa definizione. Okay. A questo punto che cosa ho? Beh, facendo questo rapporto viene esattamente questo, no? Chiaramente. Facendo QCDS diviso EDS viene pure questo. Quindi viene 1 su tau che moltiplica S più 1 su tau. Questa è la funzione di trasferimento. Quanto vale la funzione di risposta impulsiva adesso? Devo fare l'antitrasformato di H di S. Beh, è facile vederlo, perché c'è un fattore 1 su tau, e vabbè, che è un fattore moltiplicativo che non mi dà fastidio, grazie alla linearità. E poi c'è 1 su S più 1 su tau, la cui antitrasformata è proprio questa qui. È elevato a meno T su tau. Qui c'è il più, qui c'è il meno, quindi devo cambiare il segno. Questa è la risposta impulsiva del mio circuito. A questo punto faccio l'integrale di convoluzione per trovare la quantità Q con C di T. Quindi, trovata la risposta impulsiva, cancello qui. C di t è uguale integrale tra 0 e t, vorrei fare fra meno infinito e più infinito, ma diciamo grazie alle proprietà delle funzioni viene fuori fra 0 e t integrale, di e di alfa h di t meno alfa d alfa, integrale di convoluzione, quello che abbiamo visto, diciamo. Ok, sto applicando questa cosa. Allora facciamo, allora vediamo un po' che cosa viene. Allora, fra 0 e t, e di alfa, alfa è la variabile integrazione, vale proprio grande, vedete, fra 0, per t maggiore di 0, la funzione di t è costante, pari a grande, quindi la posso tirare fuori. Quindi ho e grande, integrale, fra 0 e t, poi devo scrivere h di t meno alfa. Beh, prendo quella funzione e la particolarizzo sostituendo a t, t meno alfa, che devo valutare t meno alfa. Quindi che cosa succede? 1 su tau è elevato a meno t meno alfa su tau, in alfa. Domande? Allora, a che cosa è uguale questa quantità? Allora, introduco la variabile beta, cambio variabile di integrazione per semplificarmi questa integrale, beta è meno t meno alfa su tau. Allora, cosa diventa quindi questo integrale? È grande, poi c'è 1 su tau, lo posso portare fuori dall'integrale perché è una costante. E su tau. Integrale elevato a beta, questo qui è proprio beta, no? D alfa diventa tau di beta, vedete, qua c'è meno meno, quindi il segno è più. Quindi quando faccio d beta, il differenziale, viene, questa è una costante t, viene d alfa per tau. D beta, scusate, viene d alfa diviso tau, quindi d alfa uguale d beta per tau. Quindi abbiamo tau d beta. Dopodiché, che cosa devo fare? Devo capire gli estremi di integrazione. Allora, quando alfa è pari a 0, beta è pari a meno t su tau. Quindi qua ci metto meno t su tau. Trovate? Quando alfa è uguale a t, beta è pari a 0. 0. D'accordo? Che cosa viene fuori? Allora, tau e 1 su tau si semplificano, rimane e. Poi la primitiva di e elevato a beta è ancora e elevato a beta, quindi e elevato a beta, particolarizzato fra due estremi di integrazione, quindi meno t su tau e 0.
quanto fa? E che moltiplica e elevato a beta quando beta uguale a 0 è 1 meno e elevato a meno t su tau. Esattamente quella funzione che conosciamo, che era quella che vi avevo accennato precedentemente. La carica del condensatore. Se io volessi, vado un attimo più avanti, cioè voglio terminare un attimo questa cosa, così poi dopo facciamo l'ultimo, facciamo altri esercizi. Se io volessi, invece che risolvere tramite l'integrale di convoluzione, usare diciamo direttamente questa espressione, quindi io qui sono passato da funzione di trasferimento integrale di convoluzione, ma io potrei anche ragionare su questa direttamente e dire e di S ha una sua trasformata, la metto qui dentro e risolvo così, vediamo. Quindi risolvo lo stesso esercizio, però in quest'altro modo. Allora, quindi VC di S uguale 1 su tau S più 1 su tau per E di S, la trasformata della funzione E di T. E di T è un gradino di ampiezza E grande, quindi la sua trasformata è E grande diviso S. Questo lo posso scrivere quindi E su tau che moltiplica S diviso S più 1 su tau. Adesso io quello che faccio è decomporre in fratti semplici queste espressioni, così vi faccio vedere anche quell'operazione che prima vi ho detto si può fare, vi faccio vedere come si fa. Allora, in pratica la decomposizione in fratti semplici significa dire che io questa espressione qua la scrivo come C1 diviso S più C2 diviso S più 1 su tau. Questi sono i fratti semplici, no? Prima abbiamo scritto sommatoria CK S meno PK, questo è il caso particolare. Allora, come facciamo a trovare C1 e C2 per fare questa decomposizione? È molto semplice. Eseguiamo questo prodotto, vediamo cosa viene fuori. Allora, quando faccio questo, faccio il minimo multiplo qui, S per S più 1 su tau, e poi al numeratore cosa ho? Ho C con 1 che moltiplica S più 1 su tau, quindi C con 1 S più C con 1 su tau, più C con 2 che moltiplica S. Ho eseguito proprio materialmente quella somma. Ma se io adesso confronto questa espressione con questa espressione qua, questa e questa, vedete? Allora che cosa ho? Ho che C1 più C2 deve fare 0, perché C1 più C2 qui moltiplicano S, mentre qui di partenza S non c'era. Quindi C1 più C2 deve fare 0. Analogamente C1 su tau deve essere pari a E su tau, per garantire questa uguaglianza. E quindi C1 e C2, i valori che sto cercando sono C1 pari a E grande, C2 pari a meno E grande. Quindi la decomposizione in fratti semplici si fa così, con C1 e C2 pari a questi valori qua. A questo punto io posso antitrasformare Vc di T a che cosa uguale? È pari a antitrasformata di questo. Quindi sto antitrasformando questo avendo trovato C1 e C2. Antitrasformata di questo a che cosa vuole? Ha la costante C1 che pare grande per l'antitrasformata di S che è il gradino U di T, meno al posto di C2 ci devo mettere grande, quindi c'è meno grande, quindi c'è meno e grande per l'antitrasformata di S più 1 su tau, che è dove sta questa. Quindi è elevato a meno t su tau. Poiché siamo per t maggiore o uguale di 0, ricordate il punto di partenza è 0,
la funzione di un IT in tutti i punti di mio interesse, quindi per T maggiore o uguale di 0, vale 1. E quindi questo si scrive, è grande, semplicemente, perché vale 1, meno E elevato a meno T su tau. Il risultato, chiaramente, è lo stesso di prima. Quindi, per concludere, possiamo dire che per risolvere questo esercizio io ho usato le regole dei circuiti statici, in questo caso particolari partitori, ma avrei potuto usare perché più mi aggradava, ho usato i partitori e poi ho dovuto sostanzialmente antitrasformare in maniera opportuna. Poi in quel caso ho calcolato l'integrale di convoluzione, qui ho fatto l'antitrasformazione diretta, ma il risultato chiaramente è lo stesso. Vabbè, allora facciamo un po' di pausa e riprendiamo.